Nelle ultime ore l'ex volto di Temptation Island Raul Dumitras ha replicato alle parole dell'ex fidanzata sul suo conto. Nelle ultime ore, l'ex volto dell'ultima edizione di Temptation Island Raul Dumitras è intervenuto sui social replicando alle recenti dichiarazioni dell'ex fidanzata Martina De Ioannon sul suo conto. Facendo un attimo un passo indietro, sempre nelle ultime ore, la ragazza, nel corso di una diretta su TikTok, ha parlato dell'ex fidanzato e della loro storia, lasciandosi andare ad alcune rivelazioni inedite: lui mi ha insultata da sempre e per sempre purtroppo. Anzi, è quello da cui sono scappata. Ormai ci ridevo e dicevo, che maleducato. Io non l'ho mai insultato così, però il livello è quello. Si vede la differenza. Non sono accuse a caso, sto dicendo quello che è stato, Temptation Island, Raul replica alle parole dell'ex. Ma non solo, Martina ha anche deciso di rompere il silenzio sulla sua frequentazione con l'ex tentatore Carlo Marini rivelando, ci stiamo conoscendo, ma non sono fidanzata con Carlo. Ti dico, al di là lui non deve portare rispetto a me. Non voglio dire questo, ma si vede la differenza di volgarità che da me non è mai arrivata. Un video che metto la lingua in bocca a Carlo non lo vedrete mai. Gli atteggiamenti da piacciona certo, ma non sono mai stata volgare. Così, nelle ultime ore, Raul Dumitras ha deciso di intervenire sui social replicando alle parole dell'ex fidanzata e mettendo a tacere tutte le insinuazioni fatte da lei sul suo conto. Ecco che cosa ha detto. Nella vita è sempre stato così. Chi fa le figuracce cerca di dare spiegazioni e giustificarsi. Chi invece sta sereno se la ride e si gode i risultati. Il problema è che le parole, buttate lì a tempo perso se le porta via il vento. Mentre le figure di M**RDA sono eterne, le parole di Martina sul bacio di Raul con l'ex tentatrice. Nel corso della diretta social, Martina De Ioannon ha anche commentato il video condiviso dall'ex fidanzato in cui si vede lui baciare l'ex tentatrice Nicole Belloni. Come ho reagito dopo aver visto Raul che baciava la tentatrice? Ragazzi, io non mi sono affatto stupita, perché io lo conosco. Ecco perché ho fatto la scelta giusta. Stavo solo aspettando. Come mai non ci siamo chiariti fuori? Ci sta. Però non è successo. Non mi è venuto, lo conosco meglio di voi e a me non è venuto di farlo. Poi ci sta che qualcuno mi giudichi, ma non solo delle clip a Temptation Island che mi possono definire come persona. E va bene anche se uno si schiera dalla parte di Raul.